amici e appassionati del ciclismo, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Siamo a Parabiago in provincia di Milano per il 34esimo trofeo Antonietto Ranciglio, classica per dilettanti elite e under 23. Qui siamo con le prime immagini proprio dal museo Ranciglio, lo storico museo dell'azienda di Parabiago, dove ci sono in esposizione la storia, la tradizione delle prime macchine da caffè nate da questa azienda, veramente che ha una lunghissima storia. Abbiamo visto nelle prime immagini anche un grande velocista come Ivan 40, che fa parte del team Colpack, un ruolo quello all'interno della squadra sicuramente importante ed esperienza per quanto riguarda i velocisti. Altri ex professionisti qui presenti sulle ammiraglie come Giancarlo Raimondi, poi abbiamo Totò Commesso e tanti altri. E qui fasi e preparativi prima della partenza, abbiamo visto la riunione dei direttori sportivi con i giudici di gara, quindi con la grande, con l'organizzazione, i direttori di corsa, momenti importanti di preparazione. Il tempo è clemente, non piove in questo momento, nonostante sono giorni di pioggia e durante la giornata ha piovuto a dirotto. Adesso siamo quasi pronti con proprio le prime immagini della fase della partenza. Ricordiamo il trofeo Ranciglio e la sua 34esima edizione, una gara storica, la prima edizione nel 1984, vinta da Giuseppe Calcaterra, corridore della provincia di Milano con un passato da professionista importante, passando all'Atala e poi via via in altre squadre e anche nel treno di un grande velocista come Mario Cipollini. Giuseppe Calcaterra, vincitore anche di numerose gare da professionista. Qui siamo con le immagini, il foglio di firma, dicevamo nell'albo d'oro, altri vincitori che poi sono passati professionisti nella loro carriera, come l'olimpionico Giovanni Lombardi nell'87, poi Mario Traversoni nel 95, Danilo Napolitano nel 2002, poi abbiamo la vittoria nel 2004 di Paride Grillo, Andrea Guardini che fa una doppietta nel 2008 e 2010, poi Nicola Ruffoni nel 2012, l'italiano naturalizzato ma nato in Italia Jakub Marezko, ad oggi nei professionisti, attualmente grande velocista e vincitore di numerose gare già nei professionisti. Poi l'unica vittoria straniera in 34 edizioni, quella di Edmondson nel 2015, e l'ultima vittoria quella di Alban Matteo qui in gara in questa edizione, vincitore del 2016. E qua le fasi della partenza, le immagini della partenza dell'edizione 2017, sono 110 km, 27 giri in totale che dovranno affrontare. Vediamo proprio da queste immagini anche dall'alto, strada bagnata ma non piove, però i 100 e passa corridori alla partenza, veramente le squadre migliori sono al via. Ricordiamo un attimino le squadre presenti: abbiamo la Viris Mareserati, poi l'Altopac e Pella Coppi, la Colpac, la Zalfa Aeromobile Desiree Fior, che era anni che non era presente a questa gara, è ritornata qui al trofeo Antonietto Ranciglio. Poi abbiamo il team Opla Petroli Firenze, la Palazzago Amauri, poi la Nabed Sport Rocket, la Cipollini Iseo Serramenti Rime, poi la Generali Storbottoli, Gallina Colosio Eurofeed, poi recente vincitore anche del Città di Brescia con Nikolaj Shumov, poi abbiamo altri, la Gavardo BS Carrera, la Overa Cycling Team, altre squadre presenti importanti come abbiamo la Valseriana Cene, poi la Mendrisio squadra svizzera, la Beltrami Argon, abbiamo la Bertem Breganze, la Pregnana Team Scout e infine la Cycling Team Speeder. Dicevamo in gare squadre importanti, veramente le più forti a livello nazionale, e la Viris Maserati con il neo campione italiano Matteo Moschetti. Gara subito ravvivata dal primo giro con attacchi e controattacchi, e subito nella prima tornata si sganciano 5 corridori e sono Samuele Zambelli della Viris Maserati,
Poi abbiamo Bonifazio Leonardo del team Colpack, fratello di Bonifazio, di Nicola Bonifazio, corridore della Barre Emerita. Poi abbiamo anche Nicolas Cianetti della team Opla Petroli Firenze, altro corridore Brescianini Nicolò della Cipollini Iseo Serrature Rime, e poi abbiamo Ferri Gregorio della Generali Store Bottoli. Dicevamo, e qui vediamo proprio i cinque corridori che si sono sganciati nelle prime fasi di gara. Cielo che si è aperto con un timido sole, però il rischio pioggia è imminente, ma i cinque corridori subito al comando dal primo giro, con una grande andatura in grande accordo, continuano il loro attacco. I primi giri viaggiano con un vantaggio proprio esiguo, quello di 10, 15, 20 secondi. Qui vediamo il gruppo proprio ancora tutto compatto, però controlla la fuga. Altre immagini al passaggio nella zona rifornimento, la zona dei team, i 5 al comando comunque viaggiano di comune accordo, c'è una buona collaborazione subito dall'inizio. Qui vediamo proprio i vari passaggi, un circuito questo di Parabiago, piatto, veloce, ma con curve contro curve, che comunque si presta ad attacchi e fughe. Abbiamo visto anche nelle altre edizioni, nella scorsa edizione sono arrivati in 3 corridori, alla fine sono riusciti a portare in porto la fuga. Qua ci stanno provando i 5 corridori, che ricordiamo sono Samuele Zambelli, poi abbiamo Leonardo Bonifazio, Nicola Cianetti, abbiamo Brescianini Nicolò e Ferri Gregorio. Passaggio sotto il traguardo, media alta, viaggiano a oltre 45 di media, quindi l'accordo nella fuga c'è. E qui vediamo alcuni corridori che cercano di sganciarsi dal gruppo per rientrare sulla fuga, anche perché il loro vantaggio è comunque, viaggia sui 20-30 secondi in questa prima fase di gara, nei primi giri. Vedremo poi man mano, qui siamo già a metà gara, con queste immagini vedremo che il vantaggio del quintetto al comando aumenterà. Massimo vantaggio sarà 2 minuti e 5 secondi, quindi un vantaggio importante, ma il gruppo non ha mai mollato, anzi cerca di recuperare. Tante le squadre rimaste escluse da questa fuga, che cercano di rientrare, ma i 5 al comando stanno viaggiando veramente molto forte. Abbiamo visto le nuvole insidiose per la pioggia, però i 5 corridori stanno continuando ad alta andatura. Dicevamo, vediamo proprio queste immagini col numero 6 Zambelli Samuele della Viris Maserati, poi con il 45 abbiamo Brescianini Nicolò, con il 54 Ferri Gregorio della Generali Store Bottoli. Passaggio sotto traguardo, la prima curva, la strada si sta un po' asciugando. Dicevamo anche della storia della società del gruppo sportivo Ranciglio, nato nel 1976, gruppo sportivo Ranciglio, e il gruppo Ranciglio che ha fatto parte anche del Giro d'Italia e delle le storiche sei giorni di Milano, un gruppo sportivo veramente storico, voluto poi da Antonietto Ranciglio e tramandato dai figli e da, soprattutto in prima fila, Roberto Ranciglio con la famiglia Bonissi, Mario Bonissi, che è stato presidente per tanti anni e è presidente attuale del gruppo sportivo, e poi Vittorio Bonissi, veramente sono i trascinatori di questa bellissima gara dedicata agli elite e agli under, ma anche a gare dedicate all'end bike, e da quest'anno prima edizione anche del primo trofeo Antonietto Ranciglio Ladies, dedicato alle donne open, che abbiamo visto in gara nella serata precedente con le donne elite e le donne junior, che si sono sfidate sullo stesso percorso, quindi una grande organizzazione sempre in grande crescita. E vediamo queste bellissime immagini, sempre i 5 fuggitivi che continuano nel loro tentativo. Dicevamo 27 giri
su 110 km di questo percorso a Parabiago, e dal primo giro gli attaccanti sono al comando e stanno guadagnando nei confronti del gruppo, un gruppo che cerca di reagire, cerca con degli attacchi individuali, ma ormai non lasciano più spazio a nessuno, anzi cercano di recuperare nei confronti dei cinque fuggitivi. Dicevamo presenti, oltre al campione italiano in carica Matteo Moschetti, vincitore del campionato italiano davanti a Sartori e Radice, un campionato italiano corso 5 giorni prima di questa 34esima edizione del trofeo Antonio Torrancilio. Poi altri nomi illustri presenti, abbiamo figli d'arte come l'ex figlio dell'ex professionista Walter Brugna, campione del mondo anche negli Steyr negli anni 90, abbiamo Alessio Brugna, ottimo velocista in questa stagione, anche vincitore e numerose volte piazzato. Poi abbiamo, come dicevamo, nella fuga proprio Leonardo Bonifazio, fratello di Nicolò Bonifazio. Poi abbiamo il fratello anche di Elia Viviani, il fratello di Elia Viviani che già più volte in questa stagione è andato vicino alla vittoria. Quindi abbiamo poi, come dicevamo, vincitore due giorni prima al Città di Brescia, Shumov del Gallina Colosio Eurofeed, Nicolai Shumov. Sicuramente questa non è una gara che sia data a lui, ma ha in squadra proprio Alessio Brugna, quindi sicuramente lavoreranno per portare il giovane velocista cremasco allo sprint. E altre squadre veramente protagoniste questa stagione, abbiamo, come dicevamo, la Colpac, la Zalf Euromobili, il Team Opla, poi la Gallina Colosio, e veramente sono tante la squadra, il Palazzago, la Named, la Viris, che veramente è riuscita a conquistare questo campionato italiano molto importante. Quindi stagione veramente positiva per la società di Vigevano. Qui altre immagini, sempre il gruppo molto allungato, cominciamo a passare metà gara, i 5 al comando viaggiano nella fase centrale della corsa con un vantaggio che va dal minuto ai 2 minuti, oscilla sempre su in quella fascia. Qui vediamo che incomincia a scendere anche il buio sul palco, come potete vedere Fabio Panchetti e sottoscritto Danilo Gioia a commentare dal vivo queste gare bellissime per il pubblico presente. Nonostante il tempo, poi nel finale ci sarà veramente la presenza di un grande pubblico in queste gare che danno spettacolo e mettono a contatto con la gente della città, i corridori. E nonostante una giornata non bella con rischio pioggia, i corridori hanno dato un grandissimo spettacolo. Qui vediamo altro passaggio sotto traguardo, sempre un vantaggio importante, quello dei 5 fuggitivi, gruppo che cerca di recuperare, cercano di sganciarsi altri corridori, attacchi e contrattacchi dalle squadre rimaste escluse da questa fuga. Ricordiamo che nella fuga ci sono la Maserati, poi c'è il Team Colpac, la Team Opla, la Cipollini Iseo Serramenti Rime e la Generale Storbottoli, 5 squadre forti, ma sono rimaste escluse squadre come la Zalf, l'Altopac, poi Palazzago, la Gallina Colosio. Sono tante le squadre veramente che sono rimaste fuori dai giochi e cercheranno di rientrare sui 5 fuggitivi. Vediamo i vari passaggi sul traguardo. Su 27 giri i 5 corridori al comando fino a questo momento hanno condotto tutti i giri, quindi vedremo una gara veramente gruppo contro i 5 fuggitivi, che però viaggiano sempre a un minuto di vantaggio, ma sta recuperando il gruppo in queste fasi finali, negli ultimi giri sta recuperando in modo importante. Vediamo le squadre più forti che hanno messo davanti i propri corridori, dalla Gallina Colosio Eurofeed alla Zalf e altre squadre hanno messo tutti dei corridori per chiudere sulla fuga. Infatti stanno recuperando, ultimi giri, hanno meno di 20 secondi, il gruppo ormai sta riagganciando i 5 fuggitivi, si prospetta un arrivo
in volata, un arrivo importante. Qui vediamo proprio il gruppo nelle fasi finali che sta recuperando sui fuggitivi, andatura altissima, si è alzata anche la media negli ultimi giri, girano a una media di circa 50 all'ora. E qua vediamo che scende anche il buio sulla gara di Parabiago, immagini dalla parte opposta all'arrivo, vediamo che è sceso veramente il buio anche su tutta la gara, e i corridori che si avviano a questo finale della 34esima edizione del trofeo Antonietto Ranciglio. Qua vediamo gli ultimi 300 metri che portano al traguardo, gruppo in fila indiana, ormai hanno i fuggitivi a vista, hanno pochi secondi, all'ultimo passaggio hanno 16 secondi di distacco dai 5 fuggitivi, stanno recuperando in modo importante, ormai si prospetta l'aggancio a 2 giri dalla fine, i 5 a comando, ricordiamoli, sono Samuele Zambelli, poi Leonardo Bonifazio, abbiamo Brescianini Nicolò, Ferri Gregorio e Cianetti Nicolas, veramente bravissimi, hanno fatto 25 giri su 27 al comando con una bellissima fuga che purtroppo a 2 giri dalla fine si va a spegnere grazie al grande recupero da parte del gruppo. E vediamo questo passaggio, praticamente uno degli ultimi passaggi al comando da parte dei 5 fuggitivi, perché ci stiamo portando praticamente a 3 giri dalla conclusione, stiamo portando proprio nel finale. Gruppo, vediamo, allungatissimo in fila indiana, un'andatura veramente sostenuta. Qua vediamo proprio l'uscita di altri corridori che cercano di sganciarsi proprio nel finale, sicuramente un finale difficile da controllare, ma le squadre con il loro velocista sono tante e cercheranno di portare il gruppo allo sprint finale. Qui siamo proprio con l'ultimo passaggio sotto il traguardo, gruppo compatto, andatura altissima, attacchi e contrattacchi, ma ormai c'è il controllo e si prospetta un arrivo in volata. Dicevamo 5 corridori all'attacco per 25 giri e qui invece siamo proprio ai 300 metri, siamo pronti per lo sprint e vediamo uscire proprio a comando con una bellissima volata proprio Benoni, che va a vincere questa edizione 2017, un grande sprint quello di Gianmarco Benoni della General Store Bottoli Giardini, che va a battere, proprio rivediamo qui a Ralenti Enrico Zanoncello della Colpac, poi in terza posizione Alessio Brugna della Gallina Colosio Eurofeed, quarto Gasparini Rino, quinto Moschetti Matteo, uno sprint quello di Benoni Gianmarco veramente molto bello, uscito al comando nell'ultima curva e ha vinto nettamente con uno spunto notevole nei confronti di Zanoncello Enrico. Poi vediamo comunque anche in quinta posizione il campione italiano Matteo Moschetti, Matteo Moschetti in grande condizione. Qui siamo col podio, il podio finale, vediamo Benoni, Zanoncello e Brugna che vengono premiati, poi ci sarà anche la premiazione della miglior squadra, quella del vincitore di questa 34esima edizione del trofeo Antonietto Ranciglio, qui Mario Bonissi. E abbiamo sentito il presidente del gruppo sportivo Ranciglio, ma andiamo a sentire anche il vincitore di questa edizione con Fabio Panchetti. Questa punta di 5 corridori li ha fatto andare a punta dall'inizio alla fine. Come è stato dopo quest'ultimo giro a pancia a terra, come è stata questa volata? Che sei imposto comunque nettamente. Sì, noi davanti eravamo fregati, sono stati tranquilli tutta la corsa, poi a quando ho tirato le spalle per la fuga, sono andato sempre a tutta, il finale è stato un po' confuso.
cambi di rimanere per pezzo. Sì, certo, una serie infinita di fortuni, finalmente una soddisfazione bella, diciamo, la voglio dedicare a tutta la mia famiglia, che mi sembra stata vicina in questo periodo che mi è andato molto bene. Con le parole del vincitore di questa 34esima edizione, l'immagine a premiazione di Roberto Ranciglio al team del vincitore di questa edizione, andiamo a sentire proprio Roberto Ranciglio, sindaco di Parabiago, e per questa edizione è tutto e vi salutiamo. Siamo riusciti a portare tutti in porto due sere senza pioggia, quindi grande ciclismo, una novità quella delle donne lì. Girati un po' di qua, girati un po' di qua. Una gara spettacolare, altrimenti tradizionale sprint. Sì, noi diciamo che tutti i cieli continui che avevamo acceso nelle 16 giorni ci hanno portato un po' di due giorni, due serate, devo dire, estremamente interessanti, bellissime, emozionanti, quindi era, abbiamo avuto un risultato esattamente dove avevamo delle aspettative. Abbiamo anche per la città che sono ospitato interessante, ma di sera faremo un po' di parola, ci vediamo sempre con la città di Giornale. E grazie, sicuramente anche le squadre che hanno avuto benissimo, forse anche con delle aspettative di questa gara, grazie. Io partecipato alla grazie. Bene, c'è da ringraziare la persone, il sindaco di Parabiago, quindi ma sì, intanto facciamo i complimenti perché è un grande evento, tre sere di grande sport, soprattutto lo sport fa sempre bene. Ah sì, veramente noi dobbiamo ringraziare il dottor Ranciglio che ha organizzato queste bellissime tre serate e devo dire che è stato un grandissimo risultato. Vedere la piazza della città diventa anche il luogo sportivo dove attraverso il ciclismo si mette in evidenza questa attività straordinaria, è un piacere. Ringraziamo veramente gli organizzatori che hanno permesso un buon risultato e questa iniziativa che rende viva la città. Quindi veramente un grande grazie. Complimenti al sindaco di Parabiago, a tutta l'organizzazione. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube.